Luca Lionello, allora all'Isola del Cinema di Roma con l'anteprima di un film, calcolo infinitesimale, raccontaci quello che puoi. Ma in realtà non potrei molto perché in realtà il film è un giallo particolarissimo, un giallo e allo stesso tempo un gioco dei personaggi, della storia. Basti dire che il regista è un anzianissimo signore di Milano che ha scritto un copione pieno di invenzioni, di cose strampalate, bizzarre, che fanno sorridere e pensare. Che si chiama? Si chiama Enzo Papetti, addirittura ne ha un altro di regista che si chiama Roberto Miró, quindi l'hanno girato in coppia, è un quattro mani. E questo si sta anche nelle interpretazioni dei personaggi, degli attori, che sono due, io e Stefania Rocca. E anche lì c'è un quattro mani perché facciamo tutti i personaggi, i protagonisti del film. Una storia assai curiosa che si svolge in un luogo magico incantato che è l'isola di Stromboli, in un gioco delle parti che contiene i profondi segreti del cinema, quindi non ve li posso dire. Quindi l'isola torna, insomma, lo presentate in anteprima all'Isola del Cinema e l'isola è nel film. Beh sì, non potevamo mancare, parte i titoli che ci coinvolgono, questo è uno dei festival più importanti del mondo, l'Isola del Cinema, quindi viva il cinema. Senti Luca, viva il cinema ma viva anche la televisione perché ti abbiamo visto da pochissimo in Fuoco Amico nel ruolo di un cattivissimo. Non è vero! Eri tu, ti abbiamo riconosciuto. No, che mi scrivono questi personaggi tremendi, ma io in realtà sono una persona molto pacifica. Ma la televisione, poi com'è stato fare un ruolo così cattivo? Ma la televisione per me è divertentissima. Uno, perché ti permette di arrivare a tantissime persone che neanche se lo aspettano, è un elettrodomestico che si accende e si spegne. Quindi magari non si aspettano di vederti. Però è una cosa molto importante la televisione, perché il suo fascino e anche le sue verità, bisogna farla bene però la televisione. Bene, la faceva benissimo anche tuo papà, Oreste Lionello. Mi dici qualcosa, un ricordo, cosa ti ha lasciato, cosa ti ha insegnato? Ah, il babbo avrebbe fatto questo. Perché porto il cappello? Per sollevarlo di fronte a un così cortese pubblico. Grazie mille. Viva, viva.